La celebrazione del Natale a Betlemme, l'ingresso solenne del Patriarca, la festa, la messa della notte e la processione alla grotta della Natività. In un videomessaggio per i giovani di Betlemme e della Terra Santa, gli auguri e le parole di speranza di Papa Francesco. In occasione del Natale, il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, si è recato in visita pastorale a Gaza. La speranza e il calore del Natale nella casa famiglia per i ragazzi difficili di Betlemme. La grotta del latte a Betlemme fa da sfondo al messaggio di Natale del custode di Terra Santa, in cui il dramma della vita non è nascosto, ma illuminato dal mistero dell'incarnazione. Le campane e il canto del Gloria annunciano che è di nuovo Natale, soprattutto a Betlemme. Un Natale che deve ancora fare i conti con le restrizioni della pandemia. Niente turisti e pellegrini, ma quest'anno sono arrivati alcuni cristiani da Gaza. È già il secondo anno che Betlemme respira il Natale con un solo polmone, cioè con i cristiani locali, senza i pellegrini. Si può vivere anche con un solo polmone, ma si vive non bene, ecco. Però, vogliamo guardare sempre agli aspetti positivi, perché Natale è anche il momento in cui dobbiamo guardare nel bambino la speranza che viene in mezzo a noi. La presenza dei cristiani di Gaza, di una parte dei cristiani di Gaza, è un segno positivo. Siamo felicissimi. Le mie figlie non erano mai uscite da Gaza, non avevano mai visto Betlemme. Finalmente siamo qui. Una luce di speranza in mezzo alle difficoltà. I regali ne ho ricevuti tanti, ma il più bello è la visita a Gaza. Lo sguardo di quei bambini, la gioia di quei bambini, semplici, ma pieni di vita. Ecco, è stato il regalo e anche il conforto più bello di quest'anno. La giornata di Natale a Betlemme è cominciata con l'ingresso solenne del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, la mattina del 24 dicembre. Per Natale, sempre e tutti gli anni, veniamo sulla piazza della Natività per l'ingresso del Patriarca, tutti qua insieme per festeggiare, in questa festa dell'amore e della pace. L'accoglienza alla tomba di Rachele, il percorso attraverso la città vecchia accompagnato dagli scout fino alla piazza della Natività, dove fin dal mattino si è radunata una piccola folla di fedeli. La voglia di far festa è grande, così come la gioia di ritrovarsi in questa città in cui tutto è cominciato. Betlemme, perché è la città dove Gesù è nato. Qui sento la mia appartenenza religiosa. Qui è successo qualcosa di grande. Sono venuta qui per la festa del Natale, per festeggiare insieme ai miei fratelli cristiani. Veniamo a vedere la Basilica della Natività, vediamo cose che non conosciamo. Siamo entrati nella Chiesa della Natività e abbiamo visto dove è nato il bambino. Festeggiamo insieme ai nostri fratelli cristiani. Dopo il saluto ai fedeli per le strade di Betlemme, il Patriarca Pizzaballa ha salutato le autorità e i frati francescani della custodia di Terra Santa davanti alla Basilica della Natività. Quindi ha fatto il suo ingresso in Basilica per un momento di preghiera comunitario. Il messaggio che mi sento di dire, quello che ho nel cuore e quello che ho detto anche alla mia comunità qui, ecco, guardiamo avanti con fiducia. Abbiamo l'estremo bisogno, il mondo l'estremo bisogno di sentire dai suoi testimoni, soprattutto dalla Chiesa, che la parola di Dio si compie, che Gesù è ancora presente, che la speranza non è soltanto pensare che andrà bene, ma è la certezza che il bene è già in mezzo a noi. Ci si ritrova per la messa della notte, la messa dell'annuncio che Dio si è fatto uomo.
il patriarca Pizzaballa ha presieduto la messa nella chiesa di Santa Caterina, a fianco della Basilica della Natività. Presenti anche le autorità palestinesi, tra cui il primo ministro. Non ha partecipato invece il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. Nel vicino Campo dei Pastori la celebrazione del delegato apostolico per Gerusalemme e la Palestina, Monsignor Adolfo Tito Iana. Nel corso dell'omelia il patriarca ha passato in rassegna le luci e le ombre di questo anno, auspicando giustizia e libertà per un popolo stanco di attendere che gli sia concesso di abitare liberamente e con dignità nella propria terra e nella propria casa. Non di concessioni c'è bisogno, ma di diritti e di porre fine ad anni di occupazione e di violenze, con tutte le loro drammatiche conseguenze sulla vita di ciascuno e della comunità in generale, creando relazioni nuove in cui regni non la diffidenza, ma la fiducia reciproca. Una convivenza possibile proprio alla luce del Natale. È vero, il male non cessa di infierire sulla vita dei più deboli e indifesi, ma la strada della pace è segnata ed è ancora oggi la nostra strada. In quel bambino è l'amore che entra nel mondo, che rimane in ogni momento della storia, che è un'avventura senza fine e può cambiare davvero tutto. La Chiesa ci invita ancora oggi a riconoscere questo mistero che continua a manifestarsi fra noi. Le celebrazioni si sono chiuse con la processione alla Grotta della Natività. È stato proclamato il Vangelo della nascita di Gesù e il Patriarca ha deposto una statua di Gesù bambino nel luogo della sua nascita. In un messaggio esclusivo registrato durante la sua recente visita a Cipro, Papa Francesco ha esortato i giovani di Betlemme e della Terra Santa a restare fedeli alle proprie radici nella terra in cui è nato Gesù. Queridos jóvenes, los quiero saludar desde Chipre, estoy cerca de ustedes, en la otra orilla. Pienso mucho en ustedes. Ustedes están en la Tierra Santa, lugar de peregrinación que lamentablemente con la peste del COVID se ha aquietado demasiado. A veces no sabe qué hacer, a veces viene la idea de que aquí no hay futuro, mirar a ver si voy a otro lado, la desconformidad. Por favor, no se permitan esos pensamientos oscuros. Miren adelante, miren el horizonte. Siempre en la vida hay un horizonte. Yo puedo hacer dos cosas, o mirar el suelo o mirar el horizonte. Puedo mirar el horizonte. Siempre es una promesa más allá. Cuando la promesa está avalada por la palabra de Dios, no defrauda nunca. Esperanza no defrauda, Dios no defrauda. Pero sí, comprometete con tu tierra, comprometete con tu patria, comprometete con tu historia y lleva adelante esa vocación humana que Dios te dio. No bajes las manos, mira siempre adelante. No pierdas la ilusión de construir, de llevar adelante tu pueblo, tus raíces, tu riqueza cultural, tu riqueza religiosa, formar una familia. Es difícil, sí, en la situación actual, pero no pierdas la ilusión, la esperanza no defrauda. Y en esta víspera de Navidad, ¿quién iba a pensar que ese chiquillo que estaba ahí era el Hijo de Dios? Los magos lo intuyeron y se jugaron. Por eso te digo, en la media pobreza, tiempo de guerra, límites, aduanas, falta de libertad, pensar en el pesebre de Jesús. Así como Él desde un pesebre hizo lo que hizo, también vos, desde situaciones conflictivas, podés hacer cosas grandes. Apostar al futuro, jugarte. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Feliz Navidad. Santa Navidad.
por favor, no te olvides de rezar por mí. Muchas gracias. Il patriarca di Gerusalemme dei Latini, sua beatitudine Pier Battista Pizzaballa, si è recato in visita a Gaza in occasione del Natale. Il parroco lo ha accolto il 17 dicembre al checkpoint di Beit Hanun, al valico di Erez. Ogni anno la visita di Gaza è importante e anche quest'anno è importante. Innanzitutto per rafforzare i programmi del Patriarcato Latino e per mostrare alla nostra comunità che ciò che stiamo facendo non è solo una soluzione temporanea, ma è un impegno che guarda anche al futuro. Open commitment also for the future. Da un quartiere all'altro, da una casa all'altra, la cura paterna del patriarca si è manifestata attraverso la visita ai parrocchiani, l'ascolto e l'osservazione attenti delle loro condizioni di vita. The most beautiful moment of the visit is of course the visit to the families. Il momento più bello della visita è l'incontro con le famiglie. È molto toccante, soprattutto quando si arriva a casa di famiglie povere con problemi. È un momento molto importante per me e vedere queste persone in queste situazioni, la loro forza e la loro unità, questo mi dà forza anche nel mio servizio alla comunità cattolica del Patriarcato Latino. In my service to the Catholic community of the Latin Patriarchy. Nella sua visita, il patriarca ha incontrato anche i rappresentanti di alcune associazioni e istituzioni cristiane attive nella striscia di Gaza. Tra queste, le missionarie della Carità, le suore di Madre Teresa che anche qui sono al servizio dell'umanità più povera. Queste istituzioni non servono solo i cristiani, ma tutta la società palestinese, in particolare la comunità di Gaza, indipendentemente dalla religione e dalla razza. Oggi siamo qui per continuare a costruire la convivenza con i nostri fratelli cristiani. وكل عام وانتم بخير وبتمنى لكم سنه سعيده عليكم. Their dedication is wonderful. La loro dedizione è meravigliosa. Qui sono quasi tutti musulmani e attraverso il loro amore vediamo quanto la comunità musulmana ama e sostiene questa istituzione e quanto realtà come questa mostrino a tutti in modo molto concreto cosa significhi essere cristiani. Everyone, what does it mean to be Christian? الكنيسه الكاثوليكيه الدار اللاتين احنا 134. Come Chiesa Cattolica Latina abbiamo 134 fedeli, ma anche diverse opere aperte a tutti, tre scuole, la scuola del Patriarcato Latino e la scuola della Sacra Famiglia e quella delle Suore del Rosario, un centro per la formazione e l'educazione dei giovani, ospedali, la Caritas. Le Suore di Madre Teresa si prendono cura di bambini e anziani con bisogni speciali e c'è anche un progetto per i cosiddetti bambini farfalla nella striscia di Gaza. Nella chiesa della Sacra Famiglia, i bambini della parrocchia hanno messo in scena uno spettacolo teatrale raccontando la storia del Natale. È seguita l'accensione dell'albero di Natale. La nostra gioia è ancora incompleta perché le nostre famiglie sono fuori dalla striscia di Gaza, in Cisgiordania, e non abbiamo la possibilità di condividere con loro il Natale. Il Natale è il tempo dedicato alla famiglia e alla fede e questo ci fa sentire l'atmosfera di festa. Condividiamo anche la gioia che vediamo nei nostri figli quando partecipano a momenti e attività che li rendono felici. La festa per me è la gioia dei miei figli quando li vedo felici. Questo è il Natale per noi. Abbiamo cominciato un dialogo con le autorità per permettere ai membri della comunità cristiana di Gaza di raggiungere almeno i territori della Cisgiordania. Spero che possiamo trovare una soluzione concreta e su questo sono più positivo che in passato. Il patriarca ha concluso la sua visita pastorale con una messa molto partecipata, nel corso della quale ha battezzato una ragazza della parrocchia. Un gesto che esprime l'attenzione e la cura pastorale del Patriarcato Latino per questa comunità piccola ma molto viva.
Sono molto contento di tutto. Tutte le cose che ci hanno donato alla casa del fanciullo sono belle. I regali sono belli. E studiare è bello. È tutto bello. Da più di 14 anni la casa del fanciullo di Betlemme si prende cura di quei ragazzi. La custodia andrebbe raccontata a sé, con gravi disagi sociali e problemi economici. Ma tra queste grandi difficoltà, la carità dei frati francescani arriva a portare speranza, sempre. Siamo come sempre in casa, una casa, casa del fanciullo. Siamo molto contenti, ecco, per dare questo sentimento ai nostri bambini proprio del Natale, che siamo davanti alla Chiesa della Natività. Grazie al sostegno della custodia di Terra Santa e della Franciscan Foundation for the Holy Land, i piccoli hanno potuto festeggiare insieme il loro Natale. Una giornata passata tra momenti di festa e giochi prima, poi la Santa Messa presieduta da Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, ed infine lo scambio di doni. Avete una grande fortuna, ha sottolineato il custode nella sua breve omelia. Potete dire a tutto il mondo che voi siete nati nella stessa città di Gesù. Non è questo un bel regalo di Dio? Un bel giorno, come sempre, prima di Natale. Loro possono incontrare anche custode, padre Peter e tutti quelli che ci aiutano in tutto questo anno. E poi pure sentire cos'è Natale. Ecco, proprio questa gioia come avete visto oggi. Per il secondo anno consecutivo qui a Betlemme, le famiglie stanno soffrendo le gravi conseguenze economiche della pandemia. Sono famiglie nelle quali i genitori, proprio come San Giuseppe e Maria sua sposa, cercano di fare il possibile per prendersi cura dei loro figli in un momento storico di grave difficoltà. Per il messaggio di Natale di quest'anno ho voluto portarvi nel santuario della Grotta del Latte, che dista un centinaio di metri dalla Grotta della Natività. È un santuario molto bello e molto significativo che ci ricorda che il Natale non è solo poesia, ma è anche dramma. Nel momento decisivo della storia, in cui il Figlio di Dio si è fatto uomo per condividere la nostra vita e salvarci, ha incontrato l'ostilità e il rifiuto di un re infanticida come Erode, assetato di potere e timoroso di perderlo. Già a Betlemme, appena nato, Gesù ha incontrato quell'ostilità e quel rifiuto che a Gerusalemme, circa 30 anni dopo, lo porterà ad essere condannato alla croce. La Grotta del Latte ci ricorda che Giuseppe nel cuore della notte è costretto ad alzarsi, prendere con sé il bambino Gesù e sua madre Maria e fuggire in Egitto. La Grotta del Latte ci ricorda anche il gesto tenero e materno con cui Maria, in una breve sosta, allatta il bambino Gesù. Il gesto tenero di Maria ci richiama la concretezza del mistero dell'Incarnazione. Il Figlio di Dio, nel suo farsi carne, ha scelto di condividere in tutto la nostra natura umana. La tenerezza di Maria, che tiene tra le braccia il bambino e lo allatta, è la stessa con cui molti anni dopo prenderà ancora tra le braccia quel figlio torturato e ucciso e deposto dalla croce. In questo luogo il Natale già ci fa intuire la Pasqua. Qui viene anche naturale pensare alle tante famiglie oggi in difficoltà in vari paesi del mondo.
alle tante famiglie costrette a scappare dalla propria casa, dal proprio paese e dalla propria patria perché perseguitate da regimi politici che reincarnano la mentalità di Erode, o perché disastri economici e ambientali sempre più frequenti costringono a lasciare tutto ed emigrare. In questo luogo viene da affidare tutte queste famiglie alla Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, ma viene anche da chiedere che le altre famiglie, quelle che stanno bene, quelle che non devono scappare, sappiano avere il cuore aperto. Buon Natale da Betlemme, buon Natale dal santuario della Grotta del Latte, buon Natale dal luogo in cui Maria e Giuseppe ci insegnano a custodire il Figlio di Dio e a prenderci cura di Lui, custodendo e prendendoci cura di un bambino, di ogni persona piccola e fragile. Buon Natale!